Siamo ormai alla fine del 2024 e possiamo trarre le prime conclusioni sul mercato delle acquisizioni e fusioni a livello globale. L'anno ha visto una crescita, anche se meno di quelle che erano le aspettative all'inizio dell'anno, anche perché il 2023 è stato un anno con volumi ai minimi storici. La prima parte dell'anno ha visto un flusso di operazioni più sostenuto che poi si è arenato durante l'estate con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane. Ora che le elezioni sono passate con la netta vittoria di Donald Trump, ci sono tutti i presupposti per cui nel 2025 potremo assistere a una ripresa e alla normalizzazione del mercato. Negli Stati Uniti l'amministrazione repubblicana sarà meno ostile alle operazioni, soprattutto quelle domestiche, con processi autorizzativi meno contorti e più veloci rispetto al passato. In Europa, le nuove linee guida della Commissione europea favoriranno aggregazioni anche di grandi dimensioni per la creazione dei cosiddetti campioni nazionali, che meglio saranno in grado di competere sui mercati globali. Infine, la crescita economica, forte soprattutto negli Stati Uniti, e le banche centrali che hanno già iniziato e continueranno a ridurre i tassi di interesse, favoriranno il buon funzionamento del mercato dei capitali e quindi permetteranno a società e a private equity di finanziarsi facilmente e a tassi inferiori rispetto al passato.